Spesso le scelte di vita non sono casuali, ma hanno bisogno, per essere compiute, di impegno, coraggio e determinazione. Sono scelte che costano fatica, però esprimono il desiderio e la volontà di realizzarsi pienamente. Decidere di scegliere significa abbandonare le certezze, le rendite di posizione, la paura del nuovo, le abitudini rassicuranti. Occorre anche saper ascoltare, senza però temere il giudizio degli altri. Insomma, imparare a cogliere le opportunità che la vita ci pone davanti. Ci sono persone come Serena che hanno deciso di lasciare un'occupazione da manager per creare una grande impresa nel sociale, la Dynamo Camp. Ero giovane sicuramente per l'IBM, avevo una responsabilità da dirigente perché ero capo di secondo livello di tanta gente. Ero decisamente un manager, questo è stato il momento in cui ho rincrociato Dynamo. Quindi razionalmente non aveva senso, perché è chiaro che io avrei lasciato molto per non si sa che cosa. La mia scelta nell'aprile del 2004 è stata dettata sicuramente dal desiderio di iniziare a fare qualche cosa di completamente nuovo. A me, quando si tratta di startup da zero, cioè partendo con nulla, è il momento in cui io do il massimo. Abbiamo deciso fin dall'inizio, nel 2004, che il no profit poteva funzionare soltanto se aveva gli stessi processi, le stesse competenze e le stesse funzioni di un'azienda vera e propria. La grande decisione nel 2008 è stata passare da un camp estivo a un camp annuale e di occuparci non soltanto di bambini con malattie gravi e croniche, ma anche di famiglie con bambini malati. Dal punto di vista professionale, quello che è successo in realtà è stato capire che non ci si può fermare mai, nel senso che non c'è fine, no, al meglio. Dal punto di vista personale, le cose sono cambiate molto nella nostra vita, nella mia vita e nella vita della mia famiglia. Io stessa come vita ho avuto l'esperienza, questo dopo aver cambiato lavoro, di avere una bambina con delle difficoltà, e quindi capisco benissimo i genitori di questi bambini che vengono qui. E poi devo dire che mi piaccio molto di più adesso anche professionalmente, perché ho molte più, come si direbbe, palle, però devo dire ho imparato ad avere ancora meno paura delle cose. Si può educare, e soprattutto bisogna educare a non avere paura di sbagliare, no? Davide, ingegnere gestionale, ha deciso di avere una grande famiglia, la sua chiesa. Oggi è Don Davide. Lo studio di ingegneria apparentemente non c'entra niente, però è stata l'occasione, la circostanza, il luogo dove io ho scoperto che il cristianesimo aveva a che fare con tutto, per cui anche con lo studio. Per me è stato, oserei dire, quasi inevitabile scegliere questa strada. È proprio la possibilità di sperimentare qualcosa quotidianamente che corrisponde profondamente ai desideri più grandi del mio cuore. Scegliere per me è stato seguire una strada già tracciata da qualcun altro. Per me il coraggio è saper affrontare le sfide quotidiane. Quando ho chiesto di entrare in seminario, ho avuto il colloquio con il rettore, gli ho raccontato tutta la mia vita,
e a un certo punto mi ha chiesto: e quindi cosa vuoi? Posso entrare a settembre? Quello sì, in qualche modo è stato veramente un salto, perché è come quando uno si deve dichiarare alla persona che ama. A un certo punto deve dire quelle parole. Il cuore di Barbara ha scelto i bambini del carcere di San Pedro, in Bolivia, e per loro ha fondato Casa Solidaria. Barbara era una donna, perché già avevo 30, più di 30 anni, era una donna che comunque ha sempre fatto le cose con passione. Mi spostavo da un'esperienza all'altra perché tutto era bello. Poi successe il disastro e la tragedia dell'11 settembre. E questo disastro mi ha scioccato, mi ha portato, insomma, a riflettere molto su per che cosa vale la pena vivere. Per quanto riguarda la Bolivia, lì c'è stato proprio un innamoramento, un fermarsi, perché ho incontrato padre Filippo, mi ha chiesto proprio così a bruciapelo se lui trovava i soldi per costruire una piccola casetta per i bambini, perché c'erano tanti bambini che vivevano dentro il carcere. Ah, me lo devi dire tra 3 giorni. Bene. Ma il giorno dopo l'ho subito chiamato e gli ho detto certo che sì. Ed è stato per me io sono stata trascinata dal mio cuore, cioè non ho avuto nessun ripensamento. Via, 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 che si deve fare? No, ho rinunciato sì ad avere sempre vicini i miei amici di sempre. Questa è la grande rinuncia, eccoci. Bueno, quando io ho aperto la porta del centro, era completamente vuoto, non c'era nulla. Cioè io facevo portare delle cose che avevano nelle loro celle i bambini e gli ho insegnato un po' a condividere. Si fa una scelta di questo tipo perché ti innamori. Quando c'è amore, senti che sei e esprimi quello che sei. Penso che per me, come per tutti, sia importante, e che per chi non lo fa è un grave peccato per la vita, lasciare comunque piantare un seme e lasciare un qualcosa di buono. Per Valentina e Luca, lasciare il loro lavoro non è stato un salto nel buio. Nei gioielli che creano c'è tutta la bellezza del loro futuro. Le mie esperienze lavorative sono di circa 20 anni come agente di commercio. Poi ho lasciato quel lavoro perché mi ero stancato di girare e star sempre fuori casa. Ho lavorato per un certo periodo in ufficio a Rimini. Ho preso la decisione di prendermi un po' di tempo per cercare di fare qualcosa di nuovo da solo. Non mi spaventano le cose nuove, quindi questo qui forse a Valentina dà una certa tranquillità. Ho iniziato a lavorare nel campo artistico sin dai tempi proprio della maturità. Io soprattutto avevo il desiderio di avere una cosa mia che comunque potessi curare e avesse uno sviluppo nel tempo. Nel momento in cui ho deciso di comunque lasciare definitivamente il mio lavoro e di iniziare questo lavoro insieme, mi sono sentita subito tranquilla, serena, quindi ho capito che era la scelta giusta. Gioiello Tussi racchiude un po' tutto quello che è il nostro mondo, e questo qui è la conclusione, insomma, secondo me è la conclusione di tutto quello che è stato il mio percorso, insomma, a livello artistico e lavorativo. Attraverso la passione riesco a superare qualsiasi cosa. Sono sempre stato contento di quello che ho fatto. In questo caso lo sono ancora di più perché
ho perso il senso del tempo. In questa situazione mi sento molto felice, soprattutto perché sto facendo una cosa che mi piace. Chet, albanese, senza paura, ha intrapreso il viaggio per una vita libera e dignitosa. Oggi è imprenditore e cittadino italiano. Quando sono andato via dall'Albania avevo 23 anni. Avevo deciso di andare via in un modo o in un altro. La situazione era, cioè, una dittatura. Se uno di noi, giovani dell'epoca, lo beccavano che ascoltava la musica straniera e soprattutto il rock, beccavano dai 8 fino ai 32 anni di carcere. La voglia di andare è più grande della paura. Nella nave non c'era niente da mangiare, cioè da bere, tranne un po' di zucchero. Non avevo con me niente, cioè neanche documenti. Per la prima volta in Italia sbarcavano così tanti profughi. Dopo, non so, un giorno mi sembra di trattative, le navi sono entrate nel porto. E da quel momento che siamo scesi sulla terra, diciamo, sul porto, sulle panchine del porto, di là si è sentito proprio la liberazione, diciamo, da questo momento non ci fa più nessuno niente. Molto felice. Molto, molto felice. Perché da di là si è capito che noi non tornavamo più indietro. Arrivare in Italia per me è stato molto importante perché mi ha fatto cambiare tutta la mia vita. La nuova vita mi ha portato molte soddisfazioni personali e familiari, di cui l'azienda e tante altre cose importanti per me. Noi siamo convinti di farcela, sapendo delle nostre forze. Per andare avanti serve soprattutto la serietà. Devi lavorare duro, come abbiamo lavorato noi, anche 3-14 ore al giorno, per raggiungere tutti i nostri obiettivi. 5 anni fa sono diventato cittadino italiano. È una sensazione diversa, perché tu raccogli tutti i frutti e i sacrifici di tutta la vita. È una cosa che, cioè, non si descrive, è una cosa molto, molto personale, che dopo che hai fatto un percorso della vita lunga ti arriva anche la cittadinanza, dove tu dopo ti senti proprio una persona come tutti gli altri. Sofia, a soli 18 anni, ha scelto la comunità di recupero Papa Giovanni XXIII e lì si è sentita a casa. All'età di 18 anni mi sono ritrovata a dover fare questa scelta perché sentivo di dover trovare una direzione e mi ricordo che andai a parlare con Don Oreste. Praticamente abbiamo parlato, penso, 10 minuti e mi disse, era il venerdì, lunedì puoi iniziare. E questa cosa per me è stata sconvolgente. Il coraggio mi è venuto dal desiderio di fare qualcosa di valido, che io riconoscessi come valido. Per me scegliere vuol dire prima di tutto rispondere a quello che tu senti dentro. Sentivo che ero nel posto giusto. Oggi sono impegnata in comunità qui a Balignano già da 24 anni e la vita che conduco è molto intensa,
perché è una vita carica di tante cose. Ognuno di noi è libero di scegliere e qui le persone arrivano perché nella vita hanno scelto tante volte e hanno scelto il male. Questo lavoro di accompagnamento è un lavoro intenso, è un lavoro difficile, ma che io ritengo sia indispensabile che bellissimo. Di questa vita io sono molto contenta e quindi sento che ancora, dopo tanti anni, questa è ancora la mia strada. Giorgia e Rino si sono fidati del loro cuore e tutti li hanno aiutati a diventare genitori. Gennady è il figlio che hanno sempre desiderato. Io sono Giorgia e mio marito è Rino, ci siamo sposati e da lì è nato poi l'idea della famiglia e lì abbiamo cominciato a valutare l'ipotesi meravigliosa di adottare un bambino. Ci sono dei passi da fare fino a partire dove siamo andati noi, che siamo andati in Russia e siamo andati a prendere la gioia della nostra vita, Gennady. Ma i nostri erano contentissimi perché si avverava il nostro desiderio e anche loro, perché loro non vedevano l'ora di diventare nonni. È la storia di un bambino come tanti altri. Noi abbiamo sempre cercato di dire le cose come erano. E più grande diventava e più voleva sapere, più noi dicevamo tranquillamente la sua storia. A me della mia mamma mi piacciono molte cose, qualche volta ci ridiamo, ma non è un problema. Ha un carattere gentile, è sempre sorridente. Non esagera, eh. Ha qualche difetto. Qualche difetto personale, perché... Qualche difetto personale. Il babbo è proprio perfettamente... Complimenti a questo babbo che mi ha dato. È un bravo cuoco, è gentile, mi fa fare tutto quello che voglio qualche volta, però quasi sempre. Ah, c'è questo caratterino quando è con i suoi amici, ma è un bravo papà e li voglio tanto bene, anche a mia mamma. È una canzone per te. Te, dice lui. Non te lo aspettavi, eh? Sergio, attore e musicista, ha scelto di gettare la sua goccia nell'oceano, dedicandosi con energia ed entusiasmo ai bambini in Cambogia. Io sono stato 4 anni in questa azienda e poi un giorno ho lasciato tutto. Poi però, mollando l'azienda, ho detto: aspetta, ma la chitarra mi può servire anche per qualcos'altro. È stata una scelta incosciente. Incosciente e però dettata dal feeling con te stesso. Adesso sono qua che non ho una lira, però ho guadagnato tanto dentro perché mi sono un po' aperto un po' al mondo, le cose, le persone. La musica era diventata una fonte di guadagno e mi hanno offerto un contratto discografico ed è stata una delusione enorme. Io lì si è rotto un gioco ed è lì è venuta la seconda scelta grossa, dove poi un carissimo amico parroco, Don Paolo, mi ha detto: ma senti, mi aiuti col coro della parrocchia? E nasce un gruppo di persone e nasce l'associazione Una Goccia per il Mondo. Nasce come un gruppo di amici che raccolgono dei soldi e mandarli a chi sta peggio di noi, no? Chi stava e chi sta ancora peggio di noi. E tramite la musica che abbiamo, come dire, dato vita a questa associazione.
e abbiamo scelto di mandare i soldi in Cambogia ad un orfanotrofio. E io sono partito per questo viaggio in Cambogia, e quando sono arrivato là, minchia, è stata... Ecco, lì la mia vita è cambiata completamente. La vita in fondo è una cosa semplice, che forse aiutare dovrebbe essere un diritto, un dovere di tutti. Mi piacerebbe che la goccia potesse diventare una risposta, un'alternativa, un'opportunità. Filippo, 22 anni, si è lasciato incantare dalla natura. Oggi lavora duramente come boscaiolo ed è felice. Mi chiamo Filippo, ho 22 anni, sono il settimo di 12 figli. Avevo questa passione proprio in generale della natura. Quando c'era un temporale mi mettevo alla finestra e stavo incantato. Quando sono in mezzo alla natura ho una sensazione particolare di pace. Ho cominciato a pensare che il lavoro, la vita all'aperto era il mio lavoro quando lavoravo presso un'azienda, e lavorando in questa azienda mi rendevo conto che non faceva per me. Per me è stata una scelta da una parte molto spontanea, però da un'altra parte un po' difficile, perché all'inizio non tutti erano contenti. Ora il mio lavoro è fare boscaiolo, sono molto contento di lavorare in questi boschi, nonostante la fatica che faccio comunque tutti i giorni, che è tanta, non mi pesa comunque, perché lo faccio con piacere. Se dovessi dare un consiglio a un giovane che volesse intraprendere questo lavoro, quello che potrei consigliare è tanta buona volontà, saper apprezzare la natura, il silenzio e la solitudine. Non c'è età per realizzare un sogno e condividerlo. Mauro e Davide non sono più dipendenti, ma i vitivinicoltori di Villa Venti. Nel 2002 succede che probabilmente si sono unite tutta una serie di teste e di pensieri che hanno portato a far sì che c'erano le situazioni per poter cambiare. Cambi completamente, c'è tutta una vita nuova di fronte, che è anche stimolante questa cosa qui. Io oggi ho 52 anni, ho cominciato a fare il contadino a 40. La condivisione di questa scelta con tutta la famiglia è stato molto importante, perché in fin dei conti non ti sposi più solo con tua moglie, ma con tutta la famiglia. Probabilmente il vino ha unito le persone, come succede poi a tavola, e ci ha spinto a fare questa cosa. Villa Venti per me è il terzo figlio, il primo che è nato, ma è uno dei miei figli. L'ingrediente fondamentale per il successo di Villa Venti senz'altro è stato l'impegno di tutte le persone coinvolte, il massimo impegno. Villa Venti è, oggi è la mia vita, è il sogno che continua. La mia terra, dopo 13 anni la mia terra ha un sapore sicuramente più evoluto, quindi ha un sapore molto di vissuto. Ho la certezza di aver fatto la scelta giusta. Arianna, medico e mamma, ha deciso di essere dono per un trapiantato di midollo osseo. Avevo sì un'idea del fatto che da alcune malattie si guarisse esclusivamente con il trapianto, e che il trapianto di midollo osseo in particolare necessitava di trovare qualcuno compatibile. La scelta, in realtà, se posso dire, lì per lì è arrivata molto d'istinto. Si è giovani e la percezione del rischio, per quanto basso possa essere, non c'è. Quando in realtà l'essere umano, in questo caso il donatore, può fare qualcosa, mi sono detta perché no. Mm.
nel momento della telefonata l'emozione che ho provato è stata sicuramente la gioia, quello sì, un po' perché, non so, cioè, proprio una cosa che volevo e quindi anche un po' di soddisfazione. Non ho dormito per niente la notte precedente, e c'erano troppe cose a cui pensavo. Il momento in cui mi sono svegliata e sono uscita dai fumi dell'anestesia, chiaramente, ho pensato che la mia parte l'avevo fatta, il mio percorso si era concluso, mentre invece l'altro incominciava in quel momento. In qualche modo, forse, insomma, quella sacchetta piccola in cui avevo messo una parte di me e arrivava finalmente a destinazione, ecco, quello sì, forse è stato il momento più bello. Marco, Pier Sergio, Massimo e Johnny si sono messi insieme e hanno realizzato l'impresa, la loro impresa. La scelta di aver creduto di poter andare a lavorare con questo gruppo di ragazzi, allora quando lavoravo in un'azienda, diciamo un'azienda artigianale di una quindicina d'anni fa, è stata la scelta importante. L'azienda era un'azienda artigianale che lavorava nella manutenzione dei distributori di carburante. Da una piccola realtà artigianale siamo passati nelle mani di una multinazionale. La multinazionale a un certo punto, per riduzione di costi, ha deciso di spin-offare una parte della parte manutenzione che non riteneva più essere proficua. Abbiamo impugnato la buona uscita, dicendo che ci saremmo licenziati. L'idea vincente sicuramente è stato dare il giusto peso, la giusta importanza all'automazione degli impianti di distribuzione del carburante. Nel nostro lavoro le competenze sono fondamentali. Grazie al lavoro dell'uomo siamo riusciti, e alle competenze di questa azienda, siamo riusciti a dargli degli strumenti che gli permettono di fare tutto questo comodamente da casa o nell'ufficio con un computer di back office. Il fattore umano per noi è molto importante. Considera che siamo partiti che eravamo solo con 5 dipendenti. Siamo cresciuti enormemente, arrivando ad oggi ad essere quasi 80 dipendenti. Abbiamo capito da subito che era fondamentale mantenere attivo, vivo un gruppo di persone che condividessero poi l'obiettivo comune, che è quello di portare avanti l'azienda, ovviamente. Una cosa molto bella oggi in Fortec è che chi entra in Fortec cresce e matura in Fortec. Fortec alla fine è una grande squadra, che ha avuto dei buoni allenatori. Marianna ha trovato il coraggio di affidarsi all'Associazione per l'Aiuto alla Vita ed è diventata mamma. Marianna era una persona triste, in difficoltà, venuta da una depressione. Soffriva perché non aveva nessun aiuto. La solitudine è brutta. Ti chiudi a riccio, ti chiudi in te stesso. Mi veniva sempre la voglia di togliermi la vita. Era proprio buio quel momento. Col passare del tempo, io dopo ho conosciuto Giovanni e un giorno ho scoperto di essere incinta. Il momento in cui ho preso le analisi in mano ero senza parole. Dopo ho scoperto che era una femmina. Ho detto, vedi, la luce si è accesa di più adesso. Incontrare il Centro Aiuto per la Vita è stato un sostegno in più per me, sia per me che per la bambina. Ho conosciuto la Ferruccia, la Morena e gli ho raccontato le mie difficoltà, le mie paure. Quando è nata Chiara mi sono emozionata a lacrime e non capivo più niente. L'amore è tutto, perché avendo la bambina che ti riempie di emozioni è la cosa più bella che ci poteva essere a oggi.
ognuno di noi sente di poter fare qualche cosa di più per sé e per gli altri. E questo calendario è un invito ad avere il coraggio di scegliere.